Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Prima di incominciare il video però, ricordati di iscriverti al mio canale di YouTube e di seguirmi anche su Instagram, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità per la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Nel video di oggi voglio parlarti di 5 modi poco dolorosi per trovare dei nuovi clienti. Questo video fa parte di una serie di 3 video e questo è il terzo di 3, quindi è l'ultimo dei 3. Quando si tratta di trovare dei nuovi clienti, molti professionisti della contabilità e non solo, diciamo i professionisti in generale, preferirebbero molto semplicemente che i clienti arrivassero o attraversassero la porta dell'ufficio senza fare troppa fatica. Se hai bisogno di fare qualcosa per fare in modo che i clienti arrivino da te, preferisco che sia il più indolore possibile. A questo punto ti consiglio di seguire anche e di vedere soprattutto anche gli altri 2 video che ho fatto dove ti parlavo di altri consigli per trovare dei clienti. Ecco a questo punto i 5 consigli. Acquista uno studio. Questa pratica potrebbe sembrare veramente estrema e soprattutto costosa, ma ti assicuro che offre una buona base di clienti già pronti. Per acquistare un ufficio o uno studio già avviato, il consiglio è quello magari di rivolgerti alla tua associazione professionale, al tuo albo, non lo so, a un gruppo di studio, un gruppo di contatti commerciali, e devi fare in modo di far sapere molto discretamente alle persone che fanno parte di quel gruppo che sei interessato a crescere e quindi ad acquisire un ufficio. Non devi assolutamente aver paura o preoccuparti di farlo sapere. Ricordati che gli imprenditori lo fanno sempre. E ricordati soprattutto che comprare una società non è una transazione, ma è una transizione. In pratica cosa succede? Che le 2 società, le 2 aziende, i 2 studi spesso mantengono entrambi i nomi. Il titolare dell'ufficio o dello studio praticamente cosa fa? Continua a presentare a te che stai acquistando i suoi clienti e man mano si ritira sempre più gradualmente. Il secondo consiglio è: parla ai gruppi. Devi fare in modo di entrare a far parte di un'organizzazione o un gruppo che si occupa di servizi. Ogni categoria aziendale o un gruppo aziendale solitamente ha un professionista locale che lo rappresenta e sicuramente c'è un modo o c'è la possibilità di parlare in quasi tutte le riunioni. In pratica, quando è stata l'ultima volta che hai parlato in pubblico? Ricordati che ci sono sempre nuove leggi, nuovi aggiornamenti fiscali ogni giorno e gli imprenditori e i professionisti che hanno un'attività sicuramente inizieranno a sentire l'impatto delle tasse sulla loro azienda a partire proprio dal modello unico, dalla dichiarazione dei redditi. Per farlo potresti creare un discorso magari della durata di 15 minuti e chiedere se puoi parlare in pubblico all'interno del gruppo. Se ti danno la possibilità di parlare, allora hai l'opportunità di fare in modo che molte aziende vengano a sapere che esisti anche tu.
Fai in modo anche di far sapere all'interno del gruppo, dell'associazione, che sei intenzionato anche a tenere altri discorsi in altri gruppi o in altri in altre associazioni di categoria. Il terzo consiglio è quello di visitare i clienti all'interno della loro azienda. Sicuramente durante tutta la giornata lavorativa probabilmente non esci molto e, come capita molto spesso, sono i clienti che vengono da te a portarti i loro documenti oppure te li inviano via mail. Facciamo un esempio nel caso in cui tu abbia dei clienti che lavorano per un'altra grande azienda che magari è locale, quindi nella tua città o comunque nel circondario di dove trovi, dove hai l'ufficio, e sicuramente ti occupi del calcolo delle tasse dei tuoi clienti. Fai in modo di dare dei consigli periodici. Un'idea potrebbe ti suggerire al tuo cliente di tenere un incontro all'interno del suo negozio, della sua attività commerciale. Trova delle idee e fai in modo che queste idee siano convincenti per il cliente. Sicuramente penseranno che il loro consulente fiscale che va a trovarli è più, come dire, rimarranno più impressionati da questo fatto. C'è la speranza che poi possono anche condividere con altri conoscenti le informazioni che tu stai portando all'interno della loro azienda. Cosa succede quindi? Succederà che tu verrai accettato come professionista, come nuovo professionista e quindi come nuova risorsa. Cosa succederà? Che se il cliente o i clienti che vengono a sapere di questi incontri che tu fai presso le aziende, se questi clienti hanno delle domande da fare, se tu sei lì presente, praticamente hai già un piede dentro la porta, praticamente hai già una porta aperta. Il quarto consiglio è quello di partecipare a un seminario o una conferenza in co-branding. Cosa vuol dire co-branding? Ora te lo spiego. Conosci uno o due magari consulenti finanziari o preparatori di tasse che hanno degli elevati standard etici? Hai la possibilità di avere un rapporto con loro? Non sarebbe bello magari organizzare un seminario insieme? In pratica cosa succede? Che se loro invitano i loro clienti e tu inviti i tuoi clienti, sicuramente i costi di gestione del seminario saranno molto bassi. Se per esempio la parola seminario potrebbe spaventare un po' la gente, il mio consiglio è quello magari di, anziché chiamarlo seminario, di chiamarlo briefing o magari conferenza. Un altro consiglio è quello di fare in modo di trasformare il linguaggio fiscale in un linguaggio più semplice e comprensibile dal tuo pubblico. Ricordati di portare maggior valore. Questo perché la maggior parte dei consulenti finanziari o fiscali fanno molta fatica a collaborare con altri consulenti finanziari o consulenti fiscali. Questo perché hanno paura che i loro clienti possano diventare anche tuoi clienti. Il quinto consiglio è quello magari di focalizzarti a trovare un mercato di persone con un problema. Fai sapere ai tuoi clienti
che stai cercando e quindi ti stai ampliando nel settore del problem solving. Ci sono tante persone che praticamente si sono scavate la fossa con le loro mani e ora hanno bisogno del tuo aiuto per uscire fuori dai problemi. Molte volte, infatti, non hanno un buon consulente fiscale e quindi sono più motivati a trovare rapidamente una soluzione ai loro problemi. Ed è qui che entra in gioco la tua figura. A questo punto potresti iniziare a pensare di pubblicare un banner pubblicitario, per esempio su internet, o far passare un messaggio radiofonico oppure una piccola pubblicità in una televisione locale. Sicuramente le persone inizieranno a cercarti. Che cosa hanno in comune tutti questi 5 punti che ti ho appena elencato? Sicuramente il primo, quello più importante, è che non sei obbligato a alzare il telefono e chiamare magari una lista di nominativi che hai scaricato da internet oppure che hai scaricato dal sito internet della Camera di Commercio. Inoltre, con questi 5 consigli, non stai chiedendo nessuna referenza ai tuoi clienti. E poi sicuramente stai mantenendo un comportamento molto professionale. A questo punto, quale di questi consigli, di questi 5 consigli che ti ho appena dato, potrebbe funzionare bene per te? Spero che questo video ti sia piaciuto e ci vediamo al prossimo aggiornamento su Instagram. Ciao!